sono perfettamente d'accordo con lei. È il momento della chiarezza e dell'assunzione di responsabilità, non quello delle ambiguità, delle prudenze eccessive. Io la vedo così. Io se posso ricordo, se siamo accesi. Sì, sì. Non so se possiamo continuare con parti tu. Beh, allora, dottor Di Matteo, questo radiodramma si intitolerà Il film nero e parte da una considerazione e da un parallelo. Dopo le stragi del 92 la misura è sembrata a tutti colma e c'è stata una sollevazione, una presa di coscienza, di responsabilità anche dei singoli individui, dei cittadini, che ha fatto a molti pensare fosse l'alba di una nuova presa di coscienza. Ora i fatti si susseguono scandali, si susseguono conoscenze anche sui fatti del 92 e la misura non sembra mai colma. Ci stupiamo di come non si arrivi mai a un punto in cui questa presa di coscienza deve naturalmente venire a galla. Allora noi chiediamo qual è la vostra considerazione tra quei momenti che poi sono stati riassorbiti subito dopo il 93 in una sorta di stasi, di catatonia, e questo momento che è così incerto. Purtroppo certe volte penso che le parole di Paolo Borsellino conservino una stretta attualità. Paolo Borsellino diceva che soltanto il sangue dei morti sull'asfalto era capace momentaneamente di risvegliare la coscienza civile degli italiani. E si è verificato questo: soltanto l'emozione delle stragi del 1992 ha risvegliato, ma per troppo poco tempo e con un'ondata soltanto di sdegno più che di vera passione civile, il sentimento delle tante persone per bene. Poi si è tornati un po' all'assuefazione pericolosissima e nonostante gli sforzi di tanti cittadini, di tanti movimenti, delle agende rosse, dei comitati, delle scorte civiche, di tanti semplici cittadini che pretendono verità e giustizia e si appassionano alla ricerca della verità e della giustizia, il clima generale è piuttosto intorpidito. Ci sembra che anche su questi temi prevalga una sorta di narcotizzazione generale del paese. Sembra che l'opinione pubblica nella sua prevalenza sia interessata alle storie di mafia quando queste storie magari riguardino qualche latitante catturato, aspetti più che altro connessi alla mafia cosiddetta militare. Io credo che da cittadino, prima ancora che da magistrato, bisogna invece appassionarsi alla ricerca della verità su fatti anche diversi. Bisogna credere che sia necessario fare di tutto per capire se pezzi dello Stato o lo Stato abbia trattato con Cosa Nostra, se veramente la mano degli stragisti di Cosa Nostra sia stata armata da altri diversi dagli appartenenti all'organizzazione mafiosa. Sono questi i grandi temi senza approfondire i quali lo Stato rischierà di rimanere sempre sotto perenne ricatto di Cosa Nostra. A noi ha stupito molto e ci ha confortato anche in questa serie di progetti la gratitudine che voi avete dimostrato verso i movimenti in quest'estate. E quindi sì, c'è l'ostinazione di pochi magistrati e delle forze di polizia così, ma forse per la prima volta sentiamo che anche noi abbiamo una parte in questa cosa. E se ci vuole un po' parlare di questo sentimento che ci ha molto colpito, diciamo. Io più volte ho espresso la mia gratitudine a chi, come voi, come il Movimento delle Agende Rosse e come tanti altri, manifesta
questa sete di verità e di giustizia, ma non è una gratitudine che esprimo soltanto come magistrato, perché mi sento un po' meno solo nella ricerca di queste verità così difficili da raggiungere. È una gratitudine che prima ancora esprimo come cittadino, forse anche come padre di famiglia, perché mi preoccupa il clima di indifferenza, di rassegnazione che ormai sembra immanente in tutta la società italiana. L'indignazione rispetto alle vicende che sconvolgono il paese è sempre, credo, purché ovviamente contenuta nei limiti della legalità, un sentimento importante che ancora indica che un popolo è vivo, che non ha perso i riferimenti ai valori morali, etici, costituzionali che lo dovrebbero guidare nella vita quotidiana. Ecco perché noi vi abbiamo espresso più volte la gratitudine. La mafia, il sistema mafioso, il potere ufficiale che certe volte adotta metodiche mafiose vuole il silenzio, vuole svolgere il proprio ruolo, fare i propri affari nel silenzio, perché è nel silenzio che prosperano le peggiori situazioni. Voi rappresentate un antidoto alla creazione di questo particolare clima, che poi nella storia è stato sempre il clima in cui sono maturate anche le vicende più tragiche, le stragi, gli omicidi dei magistrati, gli omicidi di altri esponenti delle istituzioni che veramente volevano combattere il sistema mafioso. Lei parlava appunto di questo incitamento alla ricerca della verità sulle stragi. Io penso che debba essere anche un atteggiamento dei cittadini alla ricerca della verità nelle cose ordinarie, del quotidiano. E in che modo potete insegnarci che la legalità è conveniente per un cittadino? La legalità è conveniente per tutti i cittadini più di quanto si possa pensare in un primo momento. La legalità è il rispetto delle regole sull'accesso al lavoro, è il rispetto delle regole sui concorsi, è il rispetto del principio per cui si partecipa e si vincono gli appalti se si hanno come imprenditori le qualità per partecipare e vincere, non perché si è pagati una tangente. Legalità è anche capire che l'enorme, purtroppo immanente, sistema corruttivo che ancora oggi caratterizza la vita pubblica italiana finisce per gravare sulle tasche dei cittadini onesti. Non dobbiamo pensare alla legalità soltanto come mera affermazione di vuoti principi. Dobbiamo pensare che ciascuno di noi, ciascuna famiglia italiana, anche quando fa i conti per sbarcare il lunario e per arrivare alla quarta settimana del mese, dicevo, ciascuna famiglia italiana risente sulle proprie tasche del sistema corruttivo che fa capo a molti politici, a molti imprenditori, e che ancora il nostro Stato non si decide a combattere con la dovuta energia, soprattutto perché la magistratura in questo particolare settore dei reati contro la pubblica amministrazione non è in grado di utilizzare strumenti legislativi adeguati. Ecco perché la legalità è presupposto necessario per il miglioramento della vita di tutti, anche nei suoi aspetti più concreti, quale può essere l'aspetto economico, ma direi anche l'aspetto della certezza dei rapporti sociali, che non devono essere guastati dalla legge del più forte che, utilizzando mezzi disonesti, prevale sulla persona che invece quei mezzi non vuole utilizzare.
La nostra osservazione e attenzione per il vostro lavoro è molto particolare perché ci sembra quasi che forse per la prima volta state procedendo a una chiarificazione, diciamo, quasi storica o scientifica di un certo aspetto della storia italiana. Il dottore Scarpinato ricordava che non soltanto la Seconda Repubblica è nata all'ombra delle stragi, ma anche la prima con Portella della Ginestra. Quindi è stata sempre una storia costellata da una minaccia, un ricatto in atto, vivo, che si rinnovava, si trasformava, ma non cedeva mai. Ora, di questo ricatto stanno emergendo delle tracce, per esempio appunto le revoche del 41 bis, le leggi sulla dissociazione del 96. Voglio dire, è giusta questa sensazione che stiamo veramente toccando i nervi scoperti di questo ricatto che è una sorta di bubbone oscuro che ci accompagna in tutta la nostra storia. Beh, ovviamente senza poter scendere nel particolare delle indagini, però posso senz'altro affermare che più andiamo avanti nell'approfondire determinate vicende, in primo luogo quelle relative alla trattativa, che probabilmente ci sembra abbiano contrassegnato non 1 o 2 anni della storia italiana, ma periodi lunghi della storia italiana e che potrebbero anche non ancora avere esaurito i propri effetti al momento attuale. Dicevo, più andiamo avanti, più ci rendiamo conto di toccare nervi scoperti. Ce ne rendiamo conto purtroppo anche attraverso quella che ci appare molte volte una reticenza istituzionale, una difficoltà per le tante persone a vario titolo coinvolte in quelle vicende a riferire quello che conoscono, per i tanti ritardi che hanno caratterizzato le dichiarazioni di molti esponenti politici e non solo politici, per il fatto che ce ne rendiamo conto, e senza voler scendere troppo nello specifico, rispetto ai testimoni che stanno consentendo meglio di ricostruire queste fasi, c'è una gran voglia in giro di liberarsi di loro, nel senso di creare le condizioni per definirli definitivamente inattendibili o genericamente inattendibili. Noi invece non ragioniamo così. Noi da magistrati dobbiamo ragionare nel senso della doverosa ricerca di riscontri, ma laddove questi riscontri sono stati ottenuti, e ciò è avvenuto per parecchi segmenti delle dichiarazioni di questi collaboratori di giustizia o testimoni, noi abbiamo il dovere di utilizzare quelle dichiarazioni, di ritenerle appunto riscontrate. Ecco perché, tornando alla risposta alla sua domanda, le dico che abbiamo quotidianamente la sensazione di camminare su un filo di lana, di toccare dei nervi scoperti, abbiamo la sensazione della delicatezza della nostra indagine e della nostra ricostruzione, che credo sia assolutamente doverosa. Io non so a che cosa potrà portare da un punto di vista giudiziario e probatorio. Certamente noi ci impegniamo al massimo per la dimostrazione di eventuali responsabilità penali, ma direi che è un'indagine importante anche per la ricostruzione dei contesti e perché determinati contesti in cui lo Stato e la mafia, due mondi paralleli che non si dovrebbero mai incontrare, hanno invece trovato spazi di dialogo, se non di accordo, non abbiano a ripetersi in futuro. Il metodo eventualmente utilizzato anche per asserite ragioni di Stato, del dialogo con la mafia è un metodo pericolosissimo, è un metodo che finisce per creare delle condizioni di potenziale ricatto della mafia nei confronti dello Stato.
e fin quando queste condizioni si realizzeranno, noi potremo arrestare 10, 100, 1000 mafiosi, potremo arrestare i latitanti più di spicco dell'organizzazione, ma non riusciremo mai a debellare il potere più subdolo della mafia, quello del ricatto nei confronti delle istituzioni. I recenti avvenimenti ci suggeriscono questa osservazione. Cioè, il processo Talpe alla DDA che si è concluso, forse potrebbe essere per noi una prima processo di chiarificazione di qualcosa che non si pensava neanche fosse possibile, cioè dalla mafia militare o quella dell'ATTAC fino alle collusioni con la politica, cioè, per poter pensare di far chiarezza anche a un livello più alto. Quindi forse questo arrivare a conclusione su questo lato qui potrebbe dare ulteriore speranza di riuscire ad avere chiarezza anche su le ipotesi più alte, forse. Io credo che ogni tanto, in un panorama che può apparire desolante e di una giustizia spietata con i deboli e timorosa con i potenti, ogni tanto è anche doveroso ricordare come la Procura di Palermo sia riuscita a istruire dei processi che hanno portato alle condanne definitive di funzionari della polizia e dei servizi come Contrada e D'Antone, di politici come il senatore Inzerillo, l'onorevole Gorgone, di professionisti importanti come il dottore Miceli, poi transitato in politica, di carabinieri infedeli come il maresciallo Riolo, di politici che sono stati i politici più importanti della Sicilia almeno per un decennio, come il senatore Cuffaro. Ancora, nonostante le difficoltà, la magistratura esiste e resiste e riesce, quando ne ha la possibilità e la capacità, ad applicare il principio della legge uguale per tutti. Io credo che l'ultimo responso della Cassazione, su una vicenda della quale non posso dire nulla di specifico perché sono stato il pubblico ministero che ha istruito quel processo e che tuttora rappresenta l'accusa nei confronti del senatore Cuffaro per il concorso esterno in associazione mafiosa, ma quella vicenda non posso scendere nei particolari. Questa vicenda processuale è la dimostrazione che ancora noi non ci siamo rassegnati a quel movimento, chiamiamolo così, piuttosto evidente, che vorrebbe ridimensionare i poteri della magistratura e che vorrebbe, e parlo di una parte consistente del mondo politico, sottrarsi a ogni controllo di legalità. Noi abbiamo la Costituzione, abbiamo l'articolo 3 della Costituzione, abbiamo l'obbligatorietà dell'azione penale, abbiamo l'indipendenza della magistratura e su questi capisaldi costituzionali, fino a quando ci consentiranno di aggrapparci a questi capisaldi istituzionali, andremo avanti. Io credo che i cittadini devono, a prescindere dalla valutazione sul singolo caso, da questa vicenda che si è conclusa con la condanna definitiva del senatore Cuffaro, trarre un insegnamento. Non è vero che la giustizia non arriva mai a punire i potenti. Può dirmi in due parole che cos'è per lei il coraggio? Per lei che lo pratica, ecco, che lo vive ogni giorno e che in qualche modo può essere un esempio vivente che è possibile avere coraggio, ma lei come lo sente questo suo essere, questo suo apparire coraggioso per il fatto di esserlo? Ma certo, io non so se sono coraggioso, non... Devo dirle che non mi interrogo nemmeno tanto.
So che nel nostro lavoro è normale avere paura, so però che nel momento in cui la paura, il timore dovesse prevalere invece sulla volontà di andare avanti, sull'entusiasmo di ricercare la verità, sul lavoro che, ripeto, è entusiasmante di poter lavorare avendo la consapevolezza che il proprio lavoro può far bene alla cittadinanza, soprattutto ai cittadini onesti, ai più deboli. Ecco, nel momento in cui la paura dovesse superare questo sentimento contrapposto, io credo che un magistrato dovrebbe avere la dignità di farsi da parte. Il coraggio non so cosa sia di diverso rispetto alla capacità di superare le paure. Io credo che soprattutto in momenti particolari in cui vengono un po' messi in discussione troppo frequentemente i principi basilari della nostra convivenza civile, ciascuno nel proprio ruolo debba esercitare con coraggio le proprie funzioni, le proprie prerogative, il proprio diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Non è il momento della prudenza, del quieto vivere, del far prevalere i timori sulla volontà di manifestare il proprio pensiero. Io credo che in questo momento ciascuno debba fare il proprio dovere col massimo dell'impegno ed esprimere con chiarezza, nettezza, coraggio le proprie opinioni, costi quel che costi. Grazie. Che ci siamo. Un ultimo piccolo episodio che così le raccontiamo. L'altra settimana siamo andati a Castelvetrano. Quando c'è stata la manifestazione con Antonio Sì, e... esatto, scorsa ora. sì. E siamo andati a sentire questa testimonianza, eccetera. E ci ha colpito molto, diciamo, noi che eravamo in platea, quei pochi, vedere come questo paese fosse ancora un po', appunto, sotto il ricatto di una forza che ha obbligato, diciamo, letteralmente gli studenti a rimanere in classe, e quei pochi che abbiamo visto nella sala a manifestare una palese, diciamo, ostilità, insomma. E veramente ci ha colpito questo sentimento di blocco, di oppressione. E mi pare che anche il dottor Ingroia, quando è entrato, ha sgranato gli occhi per essersi trovato appunto a questa platea vuota con il sindaco Vaccarino che distribuiva i suoi fogli con le sue versioni dei fatti, più o meno grottescamente descritte, insomma. Perché guardi, il problema è sempre quello. Fino a quando si discute di legalità in termini generici, anche con le scuole, nelle scuole, e allora c'è una grande partecipazione, se non entusiasmo. Quando si comincia a scendere un po' più nel concreto, perché portare un pentito di Castelvetrano a Castelvetrano, paese di Matteo Messina Denaro, comunque al di là di quello che il pentito avrebbe potuto dire, significa scendere nel concreto, significa che Matteo Messina Denaro sa che quella persona che partecipando manifesta quindi una condivisione di un pensiero che certamente contrario alla sua linea di condotta. Ecco, più si scende nel concreto dei nomi, dei cognomi, dei fatti, delle circostanze, di dover parlare nel paese di un personaggio mafioso del paese, più ci si rende conto come il percorso di cambiamento ancora sia molto all'inizio, molto all'inizio. A fronte Non... delle 300 ore di legalità che dovevano frequentare gli studenti, che Sì. sono stati impediti. Infatti io, guardi, certe volte ho la sensazione, quando mi capita di partecipare
a qualche incontro nelle scuole. Purtroppo in alcuni casi ho avuto la sensazione di una impostazione da parte dei professori, degli insegnanti, un po' troppo generica. Io credo che agli studenti, soprattutto agli studenti che hanno una certa età e quindi una certa possibilità di conoscenza e maturazione del giudizio, bisogna rivolgersi anche con delle provocazioni, diciamo, un po' più concrete, facendo qualche nome, qualche cognome, qualche esempio più concreto di che cosa sia la legalità e che cosa significhi schierarsi contro la mafia. Siete rimasti stupiti, ma non vi dovete scoraggiare di questo, anzi questo dà un po' la misura di quanto non sia una strada in discesa. E di quanto sia più facile a un'altra latitudine, insomma. Ecco. Certo. Parlare e alzare la voce, questo senz'altro. Noi la ringraziamo. Grazie. No, sono io che ringrazio voi. Posso avere soltanto... Sì.